tu capisci che io ho fatto tante cose sbagliate, ma comunque tante. E avendole fatte, naturalmente in ogni cosa ci sono storie e storie. Si è cominciato a fumare che potevo avere 8 anni. C'erano gli americani che avevano, eravamo nel dopoguerra, avevano occupato Palazzo Reale a Caserta, la Reggia Vanvitelliana, e noi scavalcando una montagnella che si chiama il Torrione, andavamo a vedere, e nella vecchia piscina cosiddetta di Palazzo Reale c'erano le miss nude o seminude. Questa cosa era bellissima, straordinaria per noi. L'impatto col sesso l'ho avuto così, con l'idea della donna. Classico. Capisci? A quell'età. E a quell'età ho cominciato anche a fumare perché era così disastrata l'Italia. Pensa un po' che ho cambiato, per esempio, in terza elementare 8 maestri. E qualcuno di questi ogni tanto ci diceva: per piacere, andate a cercare le sigarette. Come vedevamo un americano, chiedevamo: son, please give me one cigarette. E quelli non si facevano indietro, ce le davano. E quindi poi qualcuno restava per noi, ce la tenevamo e cominciavamo a fumare, chiaramente per sentirci uomini, sigarette forti. Da allora non ho mai smesso. Poi stavo nel sud dove era consueto il furto agli americani, i bambini scugnizzi, si sa, si vendevano un americano intero, cioè lo ubriacavano e poi se lo vendevano a un altro, il quale magari gli aveva le scarpe, quello che poteva recuperare. È bellissimo quel brano di Paisà di Rossellini, no? In cui il bambino gli ruba le scarpe. Al negro, e il negro lo persegue, lo insegue finché arriva dove vive questo bambino che fugge e dove vive questo, in una specie di grotta. E lì veramente Rossellini è stato magico, perché in quello sguardo del negro ci sta tutta una storia. Grazie.